Allora, Luca Borgnolo, coach della Picco, tre punti importanti, ci credevi nel secondo set dopo aver perso il primo e sotto 16-20? Io personalmente sì, conosco la mia squadra, la vedo in allenamento e so quello che può fare. Purtroppo stasera è uscita una partita, credo non bella nemmeno da vedere, perché abbiamo fatto un sacco di errori noi e anche loro. Sul 20-16 effettivamente era un po' dura, diciamo, ho dovuto fare un paio di time out un po' pesanti, però c'è stata la reazione e vabbè, si è riusciti a ribaltare una partita che sembrava incanalata in un'altra maniera. D'altro canto, nel terzo set voi avete un po' rimesso in gioco il Bresso, avete rischiato di perdere quel set. Due set vinti comunque ai vantaggi sono importanti per il morale, vuol dire che sui punti decisivi comunque la Picco vuole lottare. Assolutamente sì, stasera era un po' la partita della paura e credo che le giocatrici in campo fossero molto tese, perché comunque penultimi in classifica, consapevoli di aver contratto le prime quattro della classe, però la classifica parla chiaro. Reduci dal campionato di due anni fa, dove siamo partiti alla stessa maniera, cioè c'era un po' di paura e lo si vedeva nelle cose banali. Io ho chiesto più volte di non forzare la battuta, ma di battere in determinate zone, che tanto bastava buttarla di là, come dice qualche volta l'allenatore, eppure riuscivamo a tirare la battuta lunga senza forzarla. E lì è il classico braccino del tennista. Quindi alcuni errori erano determinati dall'importanza della posta in palio, alcuni appoggi, alcune situazioni in cui avete sbagliato anche dei contrattacchi facili. Esatto. Abbiamo fatto degli errori non plausibili per questo livello, che comunque conosco le ragazze, è vero che non siamo i campioni della B2, però certe cose non si fanno. Credo che stasera ci fosse molta tensione in campo. Mi spiace di non essere riuscito a mettere in campo tutte, come avrei voluto, però ho preferito rischiare solo certe situazioni e non altre. Ci sarà occasione per le altre partite, perché comunque da qui in avanti abbiamo degli scontri, chiamiamoli pure scontri diretti per la permanenza in B2, comunque partite alla nostra portata. Speriamo che stasera abbia contribuito a togliere la paura di dosso. Serve sicuramente un po' più di continuità, soprattutto negli appoggi e ricezioni, anche perché la Picco, quando riesce a sfruttare Ferrario, ha un potenziale offensivo sicuramente maggiore e ha sicuramente più possibilità. Ferrario serve anche per smarcare gli altri attaccanti, che sennò hanno molto molto lavoro da compiere con un muro già piazzato. Analisi perfetta, si vede che sei un coach. Analisi perfetta, infatti uno dei richiami del time out di questa sera era attenzione alla seconda linea in fase di rigioco, perché troppo spesso non ci siamo messi in condizione ottimale. Tant'è vero che probabilmente potevamo chiudere la partita, non rimettere in gioco il Bresso nel terzo set, diciamo. Ok, Bresso che è sembrato all'inizio essere più in partita, riusciva a leggere molto meglio il vostro gioco rispetto a voi. Diciamo che loro hanno vinto 3-0 settimana scorsa con l'Oldese, questo sicuramente dà morale, venivano anche loro da brutti risultati, sicuramente gli ha dato parecchio morale. Speri nei prossimi match di avere una squadra un po' più sciolta? Spero proprio di sì, anche perché l'allenamento è scioltissima e si fanno determinate cose. Se riusciamo a mettere in campo quello che facciamo in allenamento, ok che è normale che ci sia una percentuale di abbassamento della prestazione. Se riusciamo a limare questa percentuale, credo che riusciremo anche a divertirci un po' di più.